Ciao, sono Beatrice Lozzi, lavoro ad Invitalia e mi occupo di Resto al Sud. Parleremo della valutazione del business plan. La credibilità del business plan è un aspetto fondamentale nella valutazione della domanda. Per questo ti consigliamo di compilarlo nella maniera più dettagliata e accurata possibile. Dedica molta attenzione all'analisi del mercato di riferimento. Questo perché serve che tu individui in maniera precisa, la clientela, la tipologia della clientela a cui vuoi rivolgerti. E non solo questo, ma anche, diciamo, a quello che può essere il vantaggio competitivo, rispetto ai tuoi competitor, ai tuoi concorrenti. È anche importante che tu, diciamo, analizzi, il segmento, di operatività della tua attività. Andando a vedere quali sono le cifre e i dati, di questo mercato e, ove possibile, darci conto di quali fonti, hai utilizzato per estrarre questi dati. Non limitarti a descrivere semplicemente, il tuo prodotto o il servizio che vuoi offrire, ma cerca di, evidenziare quali sono gli elementi di innovatività, o il beneficio, che può apportare il tuo prodotto o il tuo servizio al tuo potenziale cliente. In sostanza, devi cercare di dimostrare perché il tuo prodotto o il tuo servizio può essere vincente. Soffermiamoci ora sugli aspetti economico-finanziari della tua iniziativa. Dovrai compilare un piano triennale delle attività e in questo piano triennale dovrai indicare quali sono gli obiettivi di vendita, cioè le quantità e i prezzi a cui intendi vendere il tuo prodotto o il tuo servizio, per giungere così a determinare il fatturato previsto. Oltre a questo, dovrai indicare anche quali sono i costi di gestione che la tua impresa dovrà sostenere e soprattutto anche le fonti di copertura con cui questi costi dovranno essere spesati. Tutto questo servirà a dimostrare la sostenibilità dell'iniziativa imprenditoriale.